Allora, posso dire qualche cosa su Fabrizio. Non ho avuto modo di studiare il suo catalogo e stasera non era previsto il mio arrivo qui, però come presidente degli artisti devo dire che sono colui il quale guidava la commissione per l'ammissione ogni anno dei nuovi soci del Paiolo e ho visto Fabrizio con la sua documentazione che aveva presentato al Paiolo. È stato ammesso, diciamo, dalla porta principale, poi ha fatto una mostra alla nostra ex sede in Piazza della Signoria e ho avuto modo di conoscerlo di più, ma come vecchio insegnante di cose d'arte mi preme dire una cosa che più o meno si è sfiorata, ma a me interessa più di ogni altro discorso sulla critica d'arte, che non è di mia competenza, è il fare arte. Io ho studiato le tecniche artistiche tutta la vita. Donato Fabrizio ha un curriculum ineccepibile, viene dalle accademie di belle arti, che sono tanto bistrattate, se vogliamo, quasi considerate come l'ultima ruota dell'insegnamento a livello nazionale, che fanno gli studi all'Accademia di Belle Arti. No, un momento, scenografo. Scenografia, uno studio impegnativo, non solo artistico, ma anche tecnologico. Poi ha fatto dei corsi, mi pare, di perfezionamento sulla grafica al Bisonte a Firenze, che è, io ho letto la presentazione velocemente, io qui non Rita e Montalcini, ma mi ha colpito di più quella di Cecotti, che è un tecnico, è l'insegnante, è il presidente, il direttore della Bisonte. E quando lui dice cose bene di un incisore, tanto di cappello, sciacquo. Ma quello che interessa a me è il fare, le carte in regola. Poi un mio maestro diceva, perché tutti nascono imparati, Fabrizio non nasce imparato, nasce attraverso un curriculum di studi molto serio. Io ho avuto tanti maestri, uno dei miei grandi maestri mi diceva, l'arte, Riccardo, l'arte è una mistificazione necessaria all'uomo per non morire. E su questo io tutta la vita che rifletto, 40 anni quasi di riflessione, e mi trovo perfettamente d'accordo. Cioè, l'arte è un gioco che l'artista si dà, va bene? Nella piena libertà, perché l'arte è libertà pura. L'arte è una delle poche cose libere oggi, in un mondo dove tutto è legato al business, al non ne possiamo più. Noi artisti ormai siamo quasi degli emarginati. Quelli che compaiono, tu sei stato in qualche modo fortunato a mettere piede qui, è già qualcosa, perché quanti rimangono esclusi da un palazzo Strozzi? Io no, perché ci sono stato proprio alla tua età, 40 anni, vero? Sì. A 40 anni. A me mi ha portato fortuna. Ed era una cosa pionieristica, anche a me mi dicevano che non era stata pubblicizzata bene quella mostra, vabbè, ma non parlo della mia, della sua. Quindi lui è un giocatore, l'artista è un giocatore che decide di giocare la sua vita, la partita del bello. Il bello è tu, abbiamo qui la storia dell'arte che ci schiaccia, non possiamo rifare Michelangelo, Raffaello, Botticelli, l'hanno già fatta, ci sono già state. Un artista oggi lotta per dire qualcosa di nuovo ed è una lotta, vi garantisco, non facile. Lui ha trovato una sua strada, sia tecnica sia espressiva, una sua strada e lui stesso si dà le regole del gioco. Allora, nel tempo vedremo se sarà in grado di vincere la partita alla quale lui stesso si è invitato. Io glielo auguro di cuore, perché è una partita molto dura. C'hai tutti gli strumenti, c'hai il contenuto, c'hai la forma, c'hai la materia e c'hai anche l'espressione del sentimento, perché si potrebbe parlare di ore sul suo microcosmo e macrocosmo, di matrici diciamo zoomorfe o fitomorfe o comunque geomorfe, e tu vai a scavare un inconscio. E qui altri complimenti. Benvenuto di nuovo tra gli artisti del Paiolo. Io sono Mario Vittoni, vicepresidente del Circolo Artistico Assolutante. Mi unisco alle parole del nostro presidente Leo Martini nel fare i complimenti anche al nostro socio, della nostra società e tutto. E dire soltanto questo, a volte anche un piccolo luogo
si può fare una mostra importante. Quello che mi dispiace, e questo ne potrebbe dare testimonianza il signor Pallanti, che non si ricordava, che conosco da qualche decennio, purtroppo la politica, anche fiorentina, è venuta un pochino a mancare nella ricerca di certi spazi da offrire a tanti artisti bravi. Di questo. Come un'altra mancanza potrebbe essere la poca attenzione che ci sono sui mass media, perché una mostra come questa, un artista come lui, che già i miei amici del Bisonte, la signora Guaita già ne aveva fatto cenno, il signor Cecotti, ne è testimonianza. Una bellissima mostra in un ambiente piccolo ma prestigioso, che però ci onora veramente di una cosa a Firenze di assoluto rilievo. Quindi complimenti. Grazie. Non so se vuoi ringraziare, brevemente, no, immagino, no, perché sono io a tutti. Brevemente, perché gli artisti parlano con le loro opere. Con le loro opere. No, no, grazie a Borzelli. Se vuole salutare, lasciano salutare. Avete sentito, parla con sì. Grazie a tutti. Anche la signora è trabaciata. È scappata, si è fatta la fotografia a Natale. Bene, arrivederci. Signori, siamo venuti a trovarci perché bolle sempre. Ora noi siamo degli sfrattati, ma tutti ci ospitano, guardate, abbiamo una decina di richieste dalla provincia e anche dei palazzi grandi. Quest'anno non lo sa nemmeno il presidente perché sarà una sorpresa, la segretaria lo sa perché abbiamo avuto un colloquio, c'è un grande palazzo che ci ospiterà per una mostra, no? Però ci hanno chiamato, non siamo mai andati a suonare il campanello. Il Paiolo lo vogliamo vedere, va bene? Centralissimo, sarà una sorpresa per il Paiolo. Grazie a tutti.